E di Cicchi, un risultato che va, come abbiamo già detto, un po' al di là delle più rosee aspettative. Lei come la pensa? Ma io sono molto contenta sia del risultato, innanzitutto del risultato del sindaco, ma io lo speravo ed ero quasi sicura che sarebbe andata così. E poi sono contenta del risultato della lista, perché la nostra lista, che è una lista civica, aver doppiato, più che raddoppiato, anzi no, abbiamo triplicato, scusa che sto nel frattempo guardando, abbiamo triplicato quello che era stato il risultato della scorsa consiliatura, e in più anche il mio risultato mi sembra apprezzabile, quindi non posso che essere contenta e augurare a tutti quanti un buon proseguo. Ecco, la campagna elettorale com'è stata? Come l'ha registrata lei, che sta sempre in mezzo alla gente? Che cosa ha visto e quali sono forse le istanze che le sono state presentate più spesso? Ma allora, le istanze sono senz'altro migliorare la scuola, migliorare la viabilità e soprattutto, per quanto riguarda i temi del sociale, migliorare la mobilità, che significa dare la possibilità alle persone, specialmente quelle con disabilità, di poter usufruire bene della città. E quindi questo è un tema che ci dovrà tenere impegnati anche nella prossima consiliatura, che staremo... Capiremo che staremo per avviare, capiremo. Aspetta che ti rifaccio la domanda. No? Ecco, lei che sta sempre in mezzo alla gente, quali sono state le istanze che le sono state poste più spesso in questa, diciamo, campagna elettorale? Ecco. Allora, se guardo al sociale, senz'altro è il tema della mobilità per quanto riguarda le persone con disabilità, perché noi ci siamo dati molto da fare sul versante dell'inclusione, del poter vivere la città tutto tondo, e questo è un elemento che è importante e sul quale ci dovremo concentrare andando avanti. E poi c'è il tema delle scuole: le scuole devono essere sicure, le scuole materne, gli asili nido, ed altri temi importanti come il verde che può essere un verde vivibile, una città a misura di tutte le persone.